Mercoledì 15 gennaio, bentrovati con il TG Distretto. Sono in vigore ancora oggi e domani le misure emergenziali dovute all'eccesso di inquinanti nell'aria in tutta la regione o comunque in buona parte della regione, riguardano sia la provincia di Modena che quella di Reggio Emilia, oltre a quelle di Parma, Piacenza, Ferrara e Ravenna. Stop ai veicoli diesel Euro 4 inferiori dalle 8.30 alle 18.30. Non si possono utilizzare biomasse per il riscaldamento domestico. Si devono abbassare le temperature nelle case fino a 19 gradi, 17 nei locali commerciali. E prosegue anche nel distretto la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, domenica. Sabato prossimo il candidato Bonaccini sarà a Sassuolo, l'inaugurazione della nuova sede della CGIL. Ci sarà anche il segretario nazionale Landini, mentre Matteo Salvini sarà a Maranello domenica. Indagine chiusa per i 26 indagati nell'ambito di Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti in Valdenza. I capi di imputazione contestati dalla Procura reggiana sono 108. Il documento di fine indagine solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, che dunque dovrebbe arrivare a breve. È molto positivo l'andamento del packaging in controtendenza con altri settori della nostra regione, come ad esempio la ceramica e la produzione di macchine per ceramica. Sentiamo il presidente di Ucima. Veniamo da un 2018 dove la crescita era stata del 9%, mentre invece per il 2019 proiettiamo una crescita solo dell'1,8%, che comunque è un segno più, comunque è un segno di un settore in salute, ma non è di certo il risultato dell'anno precedente. Il settore packaging in Italia supera gli 8 miliardi di euro di fatturato, è il primo paese esportatore al mondo. La dimensione del mercato packaging è più grande di quello della Germania e l'Italia e la Germania insieme coprono più del 50% del fabbisogno mondiale di macchine per il packaging. Nel territorio italiano sono presenti 650 aziende, per lo più concentrate nella Packaging Valley, che si concentra maggiormente nella nostra Emilia-Romagna, e qui le aziende più grandi del comparto sono presenti nel territorio di Bologna, con Imeco e Esia come le due aziende più importanti. Ed ora scopriamo insieme le novità di Brunacci. La scelta di partecipare a All for Tiles nasce dal fatto che questa fiera partecipano imprese ceramiche del comprensorio modenese per essere vicini a non solo i nostri clienti, ma al settore ceramico che ha bisogno di difendere la sua innovazione. Brunacci & Partners è uno studio di consulenza in proprietà industriale. Ci occupiamo di tutelare, aiutare i nostri clienti a tutelare i propri diritti di proprietà industriale, quindi marchi e brevetti. Il settore ceramico è sicuramente un settore che fa molta innovazione, che cambia continuamente e repentinamente, che ha la necessità di tutelare le sue idee, la proprietà industriale attraverso non solo il deposito di marchi e brevetti, ma quindi la tutela preventiva, ma anche attraverso una tutela a posteriori, cioè ho depositato il marchio, ho depositato il brevetto, ora lo difendo da potenziali contraffattori. Il settore ceramico è uno dei settori forse anche più colpiti dalla contraffazione. All for Tiles annuale perché consente di mantenere i rapporti con le imprese del settore e anche con i propri clienti più frequentemente. Anche quest'oggi in chiusura l'ammontare del debito pubblico, che supera i 2.349 miliardi di euro, il debito pro capite a 39.023 euro.